Salve ragazze, eccoci qua, benvenute nel Micesso, benvenute nel Micesso. Allora, nuova proposta di make-up per un Natale e per le più giovanissime, diciamo così. Avevo fatto altri Allora, video sulle proposte di make-up di Natale, però avevo fatto dei video, dei trucchi un po' pesantucci, ecco, non adatti, diciamo, a tutte. Gilleo e Gilleo, ciao! Ciao, lì ciao le date. Ciao date, ciao, sono qui con la mia ditata io. Mi è toccato mettergli il collarino antipucci, eh? Perché sono ritornate le buccettine a rompere le palle, vero amore? Eh sì, amore. Com'è che tu gattoni? Facciamo i tutorial insieme, amori. Io e te soli soli, eh? Insieme alle tatine nostre. O voi sì. Subito. Quando suona qualcuno si presenta subito giù per le scale a vedere chi è. Allora, ritorniamo a noi. Avevo fatto, diciamo, queste due dimostrazioni, questi due tutorial di trucco un pochino più pesantucci, non adatti a tutte le età, cioè adatti alle persone un pochino più grandicelle, ecco, diciamo che le persone un pochino più piccoline se ne sono risentite. Beth, perché non fai un trucchettino un pochino più leggero, perché è più adatto a noi, insomma, a noi ragazze più giovani? E quindi ho voluto ricreare questo trucchettino leggero leggero con questa sorta di brillantini, di glitterini sopra Allora, gli e quindi occhi. ho creato questo tutorial per le ragazze un pochino più giovani con questa sorta di brillantini, ecco, è un trucchettino che non è tanto pesante, è alla portata un po' di tutti. Ora io sono un po' sconvolta, scusate, ma mi alzo presto la mattina perché Leo mi sveglia. Oggi ci ho avuto da fare un pochino con il nonno, mi ha fatto disperare, non vi dico, e quindi sono un po' sconvolta. Vabbè, però tanto si fa per stare insieme, ragazze, quindi spero che la batteria, mi resta una tacchettina sola. Secondo me la batteria è andata in questa cosa, non mi carica più. Mi dispiace, non so nemmeno come fare, ecco, perché boh, ora da qui in avanti farò vlog o i trucchi con il cellulare. Che devo fare, ragazze? Va bene, prima che mi abbandoni del tutto, volevo farvi vedere quello che i primi regalini di Natale che ho ricevuto. Allora, io vorrei ringraziare Yaya, che è maghetta streghetta. Poi vi lascio tutti i suoi link nell'info box, e se mi riesce metto qualche link da qualche parte. È un amore quella ragazza. Io non lo so, sono restata così quando arrivai ai posti nulla raccomandata, saltavo a destra e a manca da tutte le parti, sembravo io una ragazzina impazzita, ah, tipo quando è arrivato Babbo Natale e vi porta il giocattolo dei vostri sogni. Insomma, ero tutta impazzita, ah, il libro della Iaia, via la chicca un attimino, e insomma, ecco, ero restata così tutta contenta. Ero oltre al libro che mi aveva detto me l'avrebbe mandato, mi ha mandato un sacco di robina, un sacco di regalini. Io davvero non mi sono commossa, non sapevo che fare, se piangere, ridere, non sapevo più che fare. Allora, mi ha mandato questo tè e cocco. Sono 24 bustine, che ora finisco quello che sto usando e poi voglio farmi questo perché deve essere buonissimo. Poi ve lo faccio sapere, magari lo metto su Instagram o su Facebook e poi vi faccio sapere al prossimo video com'è questo tè. Deve essere delizioso veramente. E poi mi ha mandato delle bustine di pasta che non ha glutine, non ha grassi e non ha zuccheri. Si chiama Zen Pasta, è la pasta quella giapponese, Shirataki si chiama, da fare, stasera la voglio provare a fare con i cavoli, che deve essere buonissima. Sono tipo noodle, penso io, è tipo la pasta di soia o la pasta di riso, io ne vado matta, ecco, stasera voglio provare a mangiare questa, deve essere buonissima, ecco ragazze, proprio. Mi ha mandato un sacco di pacchettini, guardate, cioè sono restata così, Dio Madonna, Dio tutta questa robina. Allora, poi il pezzo forte mi ha mandato, siccome lei
ha disegnato una linea per le pasticche del leone, quelle pasticchine che si trovano da tutte le parti, sia al bar che in tabaccheria, le potete trovare online. Allora, con questa scatolina, guardate quanto è bellina, con tutte le stagioni. Qui c'è, guardate, l'autunno, la primavera, no, questa è l'estate, autunno, estate, primavera e inverno. Ma guardate quanto è bellina questa scatolina, ragazze, del leone, pastiglie leone sono chiamate queste qui. E lei ha fatto proprio la linea di queste pasticchine qua. È una cosa, io dico, Madonna, che pezzo che c'ho in mano, cioè non c'ha valore questo, è inestimabile come valore per me. Ecco, perché sono restata, cioè io la seguo sul web, seguo, abbiamo fa lei ha creato questo slang, come si chiama, su Instagram, Miche Fame, ve ne avevo già parlato su uno dei miei video passati. E quindi ho visto anche, via via, ecco, fa queste cosine, pubblica tutte queste cosine. E ha fatto anche le custodie per i cellulari. Guardate il suo sito perché c'è tanta roba bellina, bellina, bellina. Guardate come sono queste scatoline. E dentro c'è tutte le pasticchine, che ora me la mangio una, che sono buonissime, proprio spettacolari. Allora, e poi Dulcis in fondo mi ha mandato questo librone con tutte le ricette. Lei è Iaia, vedete? Quanto è bellina! E questa è la Magheta Segreta. Guardate che bello! Ma è una cosa meravigliosa, ragazze! Guardate questa com'è sulla scopa! E questa è una ricetta, è un ricettario con tutti i disegni e le ricette che appunto ha creato lei. Chicca, mi apri? Hanno suonato? Sì. Con tutte le ricette che ha creato lei, ecco. Anche di questo vi lascio tutto nell'info box, tutti i siti dove potete reperirlo, dove li potete comprare, il suo blog che vi consiglio di andare a vedere perché è stupendo, la sua pagina di Facebook, e poi anche un canale YouTube dove fa vedere appunto tutte queste ricettine. E è formidabile, ragazze, bellissimo. C'è. Allora, c'è più di 80 fumetto ricette in questo libro. Guardate com'è quello del panettone, ragazze. Guardate che bellezza. Lo vedete che meraviglia? Io non vedo l'ora di leggerlo. Ora mi metto sotto e leggo tutto. Va bene, ragazze, io vi lascio al tutorial e io mi vado a leggere il libro. Ringrazio ancora Iaia, la Giulia, che avevi mandato questo regalo stupendo di Natale. E noi ci sentiamo al prossimo video. Ciao belle, alla Allora, prossima! inizio subito a passare una base. Userò questa base qua, che è una BB Cream Nude Magique della L'Oreal. Allora, questo è il colore, quello chiaro, quello più chiaro che c'è. La vado a mettere un po' sulla mano. È questo colore qui, poi dopo si uniforma alla pelle, insomma, non è che è bianca così, ecco, quando l'andate a stendere si uniforma alla pelle. Ora io sto registrando con la macchinetta, sperando che non mi faccia la stronzina. Allora, visto che è un trucco dedicato alle ragazze più giovani, vado a prendere una cipria, questa è di Catrice, che è una cipria trasparente e non appesantisce tanto. Bellina anche il packaging con tutti i quadratini. Allora vado a fare un leggero contouring con questo blush della Kiko, questo qua, che è il numero 02 Silky Matte Tan, Lode Night Bronzer. È bellissimo dentro, è fatto così, proprio una cosina leggera leggera, eh. Mentre sulle gote vado a prendere questo blush di Mua, che è si chiama Bonbon, questo qua. Questo è di Miva Girl, questo qua. Allora, vado a prendere un rosa antico per metterlo nella piega dell'occhio dalla palette della Fraulein, quella dei 180 colori. Questo
Questo colorino è un po' shimmer, vedete? Lascia un po' di luccichio. Allora, per la palpebra mobile vado a prendere questo ombrettino di Neve Cosmetics che si chiama Butterfly. Questo qua, che è un nude. Vado nuovamente a stendere un po' di colore per uniformare il tutto. Sotto l'arcata sopraccigliare vado sempre a prendere sempre da questa palette della Fraulein un altro colore, anche questo shimmer, per creare questo punto luce e vado a sfumarlo con il rosa sottostante, così. Allora, proprio all'angolino esterno dell'occhio vado a prendere un rosino più scuro. Vado a prendere questa matita nera, che non si legge più di che cos'è, mi dispiace. Allora, matita nera, questo è un mozzicone di Hollister, la passo dentro l'occhio e vado a sfumarla anche un pochino fuori. Con il sopra della matita, con il pennellino sopra, questo piumino, ecco, chiamiamolo così, mi viene la parola. Vado a sfumare bene la matita in modo tale che non mi vada a colare. Allora, come eyeliner, come base eyeliner, vado a mettere questa matita di Kiko, che è la 404. Glamorous Eye Pencil. Il mio inglese fa veramente schifo. È questo colorino qua. Lo vado a mettere proprio sopra all'attaccatura delle ciglia superiori, così, cercando di stare più vicino possibile all'attaccatura. Ecco, vedete? E con un pennellino fino vado a riprendere il colorino più scuro che ho usato per la piega dell'occhio e lo passo sopra. Vado a prendere questo qua di Big Eyes della Maybelline. Per le ciglia superiori e inferiori, che è questo qua. Allora, giro il sotto e vado a mettere questo con questo scovolino più piccolino. Per dare un tocco scintillante, vado a prendere questo eyeliner tutto glitteroso, il numero 01 di Kiko, questo qua, e lo vado a passare sopra. Ci sono, però non si vedono, si vede un pochino di scintillio, diciamo così, ecco. Allora, sulle labbra invece rimango nude, vado a prendere questo rossettino di Glossy Box, questo è il Glossy Pink, questo qua, questo rosino qua. Trovo sia davvero molto carino, vedono? Effetto naturale, molto molto carino. Allora, il trucco è finito, ragazze, e spero che vi sia piaciuto, spero di avervi tenuto compagnia per questo Natale. Noi ci sentiamo al prossimo video. Ciao!